Sono due versioni della stessa bugia Novax. Una è non si vaccina in pandemia, lo sanno anche i bambini, lo spiegano al primo anno di medicina. C'è scritto su tutti i libri che tu apri il libro di testo e alla prima riga c'è scritto non si vaccina in pandemia. Mi raccomando. L'altra versione è non ha senso vaccinare contro i virus mutanti perché vaccinando si stimola la mutazione. Entrambe queste versioni sono attribuite ad Albert Bruce Sabin, l'inventore del vaccino antipolio. Entrambe sono false, nel senso che non hanno senso queste frasi. Lo spiego poi alla fine del video, e in più lui non le ha mai dette. Sabin non ha mai detto questa frase. Come si fa a scoprirlo? Basta fare una ricerca non troppo semplice, ma nemmeno troppo complicata su Google e su Google Trends, prendendo questa frase, digitandola, e si vede che uno non esiste un corrispondente di questa frase in lingua inglese. Strano che Sabin l'abbia detta in italiano, visto che era polacco, poi naturalizzato americano. Due, non esiste, non ci sono ricerche, non ci sono occorrenze di questa frase prima dell'aprile del 2021. Strano. È spuntata quando sono spuntate le vaccinazioni anti-Covid. Poi, quanto dal punto di vista logico, cosa vuol dire non ha senso mutare, vaccinare quando il virus è in mutazione? I virus sono costantemente in mutazione, tutti i virus, e quindi cosa facciamo? Non vacciniamo mai? Perché se aspetti che il virus non muti, non vaccini mai. Invece non è così, bisogna vaccinare per far sì che il virus non trovi ospiti in cui entrare e quindi potersi replicare, mutare e fare le cose che fa il virus, cioè uccidere le persone e sopravvivere. E a questo serve la vaccinazione, altrimenti la malattia, come mi ha scritto qualcuno, è la spagnola è sparita da sola. Certo, ha fatto 50 milioni di morti. Secondo te dobbiamo aspettare che faccia 50 milioni di morti da Covid-19 o possiamo fare qualcosa prima?